Allora, Ida, sono un medico, fammi la ricetta per l'analisi. Sì, è certo che c'è Ida. Allora, cucito domani mattina e vado a pasta piccata. No, no, ma non ci puoi io. Perché non ci posso io? Non ci sta, che sciopero che non ci posso io? È che la ricetta non ce l'ha io. Ma c'è Ida o no dal medico? Te so detto che c'è Ida, ma già era troppo adesso e ci stava ad aspettare troppo tempo. Non aver dignitoso per una rango mia staffa la fila come quella di Cafu che stava ello. Tutti stipati là dentro con me le vesti. Così ne so gli da via. Ma tu ti sei fissata con su rango. Ma come te lo devo dire? A te ti sciopo un cervello. Noi altri siamo come tutti quei ladri. Non c'è lo sangue blu. Oh, parla un po' per te che fa giro contari. Non te ne ricordi che mette soffiato che stavi a zappare la terra là vicino di Fossi e te so trasformato in un commerciante? Che ci so fatto, pensa io, a mettere a vendere i prodotti del campo tuo. Così si è cominciato e poi, piano piano, sempre sotto la guida mia, ti si è largato cominciando a vendere anche altra roba, fino a diventare un grosso commerciante. Praticamente, so fatto con te come ha fatto la principessa sulla fiala. Adesso ho baciato e da contadina sono trasformato in un uomo importante. Senti un po', contessa, sul vesello degli stiali, tu ti sei scordata, Garbino, lupo rubato, per tirare a campà, veniva di lupi, di semi e li sfama popoli in la piazza, capito? Mamma, ti è venuta a tempo di guerra con gli sfollati. Non era gli Visconti di Milano, no. Si capito? Era talmente puriti che per magnà, quando magnava, lui era reale a ragnatele dei piatti, no. Si capito? Tu ti sei scordata che quando sono venuto io a casa tua a fatto la proposta di matrimonio, siete fatto festa per la settimana. Va, anche perché vi sono portato una canestra di fichi e finalmente siete magnato dopo due settimane di digiuno, capito? Perciò, paolo, pensa che mamma da 10 anni che faceva quaresima e era passata da 2 settimane alla festa della Madonna, praticamente faceva quaresima tutto l'anno. È stata a morire di fame se non venivo io a salvarvi. Anche se è vero che con tutti i fighi vi è venuta la sciorda che siete cagato per un mese di fila, ma almeno siete magnato. Sciorda! Ma dove la sei trovata sta parola? Quanto tempo era che non la sentivo di? Comunque, Cocco, guarda che babbo e mamma avevano tutti e due le nobili origini. Sai, come spesso succede alla gente nobile, i rovesci della fortuna, e il destino l'ha ridotti così. Vedi però, come vedi, anche per me la sorte è stata trista. Mi sono dovuta sposare un contadino, trasformato in un commerciante, ma sotto sotto, gratta gratta, sempre contadino mani. Mi sarei dovuta sposare con un nobile, per fargli finalmente a me, alla discendenza mia, occupare il posto che ci aspetta nella società. Luca poco, io il posto che ti aspetta nella società non lo saccio, Calude. Però ecco dentro, al posto tuo, della in cucina, perché devi preparare la roba che la gente è pronta che viene a mio zio. Date una mossa per piacere, stai con Luca che ci aiuta a fare l'inventario. Purtroppo la vita mia è vita così, ma almeno figlie, ma devi far parte dell'alta società. Magari sposenni un nobile, meglio se pure ricco. Ma lasciala stare la porra cocca, altro che nobile. Già sarei un miracolo se sei sposa. E pandone, brama, è brutta come la fame. Lascia stare che per figlia ma ci penso io, con tutti i disordini che ti so fatto fa. Può essere che non trovo un nobile, ma caro anche morto di fame che se la piglia. Oh! Vatte via per piacere, mi si mattino già. Oh, buongiorno Gigi. Che c'hai di buono stamattina? Che ti importa quello che c'hai io di buono? Tanto pigli sempre la stessa roba. E che t'ha pizzicato il ragno nero? C'hai no cattivo stamattina. Comunque a me mi dai un etto di pepetto e fettine. Fine di prosciuttella, fine. Guarda che l'affettatrice mia arriva massimo a 3 fine. Dal quarto in su devi gli sulle morninghe che c'è la macchinetta per fare l'ostie. Oh, aspettetemi! Sto toccata per prima, io c'aglio pura. Dammi un po', Cicè, un letto dei capellini e una fetta e mezza di mortatella, va? La miseria, non vi bottete, ma non vi farà male tutta sta roba? Se me volete svuotare la bottega?
Non vuol dire che quelli che vengono dopo non ci estroa più cosa. Scherza, scherza, Gigè. Che ce farai con tutti questi soldi? Se dice che sei il più ricco di San Giusto. Sì, sarà per quadri o per stracci. Ma che qua c'è una dieta stretta? Che sarà, vigilia oggi? Comprete sempre tutto contato, comprete. Comunque, non sapete che era venuto un punto di cacchio e sarebbe piazzato proprio qua dal palazzo? Oh, pare che Barbie Renne per controllare tutte le proprietà. Ma che sarai a di? Che il conte cacchio è morto più di 30 anni fa. Qui sono le nipote del conte cacchio. E mi pare che si chiama, grazie, Adalberto. Comunque so saputo, e non vi dico come, che era esso adesso che ha ereditato lo titolo di conte e tutta la roba. Adesso lo conte cacchio avrei esso. Chi è venuto? Lo conte cacchio? Ma lo siete visto? Quant'anni ci avrà? Ad è giovane o è vecchio? Eccola, come sente puzza di nobiltà, scappa della tana. Come una volpe che sente puzza di gallina. Ma tu perché fai tutte queste domande? Che te ne frega a te del conte cacchio? Tu sei già sposata con me, che non ti ricordi che ti sciopero il cervello se lo porti fuori? No, purtroppo me lo ricordo che ti so dato tutta la giovinezza e la vita mia, mentre tu in cambio non mi sei dato cosa. Non ti so dato cosa? Ma se sei stato a morire tutti di fame se non venivi a salvarmi. Ti so dato mangiare a te, a pare da mamma. Comunque, lo conte cacchio lo so visto io. Ad è un bell'uomo anche se è un buon zanotto. Non faccio se è sposato e se può tenere ancora la botta con la moglie, specialmente se è giovine. Ma se non tenere la botta meglio, no? No, da qui uno se lo, che una se lo sposa, lo conte, se crepa, eredita lo titolo e tutta la roba. Oh, ce fai, tu sei già sposata con me. Oh, ma allora che sei proprio ringoglionito, eh? A non mi interessa per me, ma per figlie, ma... Oh, sì, oh. Buongiorno a tutti voi, mendici. Oh, buongiorno. No, signor Conte, qua veramente è amici minori della villa. Oh, intendevo dire buongiorno a tutti voi qui presenti. Comunque, se è il mio turno, vorrei una lenticchia di pecorino e due etti del prosciutto migliore che avete. Mi raccomando, fettato erto. Vede, ho a cena il vostro parroco, Don Dante, e so che è un buon gustaio. Ah, Conte, Don Dante c'ha un appetito, si potrebbe mangiare un manzo con tutte le corna. Finalmente, finalmente un vero signore nella mia bottega. Piete esempio da esso, quattro due zagotti, ci rinzicchi da forza di diete. Eminenza, mi scusi la mia ignoranza, ma un'antichia, quando ne è? E lo presunto, quanto quando? Avete ragione, buon uomo. Comunque non sono eccellenza. Dunque, il pecorino, se è buono, ve lo date mezza forma. Sì. E il prosciutto me lo tagliate a pezzi, etti e mezzo dedo. Ah, eminenza, garantisco che qua da me potrete trovare lo meglio pecorino delle Marche. Lo prosciutto un po' ad è speciale. Vedrete che se farete spesa qua da me non ve ne pentirete. Vedremo, vedremo. Anche perché dovrò rimanere qui per un po' di tempo per curare i miei affari. Comunque non sono nemmeno eminenza, Ma la sua signora sta bene? La seguite qui a Monte San Giusto? No, io non sono sposato. Non ho ancora trovato l'anima gemella. Devo dire che la vita sotto questo aspetto è stata... dire zingherà con me. Ecco qua, santità, è tutto pronto. Fanno meglio io. Apra il libretto e segni tutto, poiché in questo periodo ci vedremo ancora. E comunque devo dire che non sono nemmeno santità, sono solamente conte. Ah, devo segnare. Certo. Le persone del mio rango non vanno in giro con denaro contante, sarebbe troppo volgare. Ora devo andare, perché devo mettere cosina nello stomaco. Buona giornata. Buongiorno. Certo che si
proprio un buzzurro. Ma come fai a parlare sordi con Conte? Nell'alta società si usa assegnà, di pagamenti si fa ogni tanto. Non si parla dei sordi con Conte, ne fai fa sempre le figuracce. E Pope non di che lo si chiamato in tutti i modi. Eccellenza, eminenza, eppure santità. Ma carelu papa, a lo si chiamato in tutti i modi tranne che con lo suo. Lo titolo suo è Conte. Sarà, ma a me mi pare come tutti quei ladri. Anche perché paga con gli stessi sistemi dei clienti miei soli. Segna e paga quando si ricorda, cioè quasi mai. Non capisci cosa, ma non si visto che classe, che portamento? Ma non lo vedi come camminava sordo? Sarà, ma io già ho una sensazione strana. C'è che cosa che mi convince poco su secondo, eh? Ogni tanto gli scappa che parola strana. Stomico, mudicchia. Ma parla tutto shon e poi butta le parole che diciamo di solito noi altri. Ma non lo sai che lo fa per farsi capire a altri ignoranti? Come no? Vabbè, noi altri andiamo via, che dovevo io a fare spesa su quell'altro con te. Lo so io la spesa che dovete fare buati. Dopo tutti i giri che facete, quando chiedete a casa, vi portate sempre una chilata e mezza dei cazzi di ladri. Io ci sono se segreto. Ciao, 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 ciao. Ma? Dove si dita, cocca? Prima sulla domanda e a confessarmi. Ci si mette 3 ore. Che tu mi confessa che stai sempre dentro casa? Bravo, io faccio i pensieri peccaminosi, che ti credi? Zitta per carità che non voglio sapere tu. Lascia sta cocca di mamma, che per te ci penso io. So struato un uomo che fa porco lo caso tu. E poi hai pure un nobile, vedrai che ti piacerà. Ah, io mese piglia, mi piace il futuro. Ma io gli piace questo, ma... E poi, chi è questo? Fammi sapere, mi si è fatto venire la curiosità. Ci so pensato, Luconde Cacchio. Ed è venuto a deppa la bottega nostra. Dovi vedere che classe, che portamento. Certo, è un buon zianotto, però è sempre un nobile. Beh, certo che il nome promette proprio bene. Ma direi che dove era scappato della bottega poco fa? Mi sono tornato qua fuori e mi ha colpito subito. Ma è proprio un bel nome. Mi piace, ma... E poi, a te che mi lo si dice, me ci vedo proprio dentro lo palazzo del Luconde, servita e riverita come la contessa. Tu poi dopo, mamma, vieni a scuola, vieni a pigliare te come fare le bisogne, facciamo le chiacchiere in riservatezza, e no dentro le botteghe come fare le pettegole normali. Sarei io, papà e mamma. A noi altri ci compete proprio per vendere un palazzo del Conte Cacchio. Ma che cacchio dice? Che prende? Ma calete io che su paia! Ma che vi siete messe sulla testa? Ma che ne sapete quadri del Conte? Ma che ne sapete che gli va piace sesta e che c'ha intenzione di sposarsi? Magari se è ancora spiccio non si può proprio sposare. O come si dice oggi? Magari è del caglio! No! Tu non ti preoccupare, che ci penso io a vedere se la cosa si può guagliare. Secondo me, Goku, la ciccia piace a tutti. Dominus Mobiscum. Ah, buongiorno, non da Shum Lem Tum. Eh? Che si dito? Non ti so più dove. E dunque ti pure io di cum tum shum lepitum. Così sì. Ma come parli stamattina? Non si capisce cosa di quello che dici. Quando io ti dico Dominus Vobiscum, tu mi devi rispondere. E tu cum spiritum tum. Oppure mi dici semplicemente buongiorno. Te lo so spiegato tante volte. E io proprio quello curio di Tondà. Sai, moglie mamma ha trasformato in un commerciale. Ma sotto sotto, gratta gratta, a me mi scappa sempre fuori la bellaccia di Tondadì. E tu non per farmi latino a prima mattina. Perché? Che se venivo stasera invece mi rispondi a tono?
Beh, sai, la sera strecci con mocco meglio, non da. Soprattutto se mi so vedo una mensa ritrata di sto vinello che so fatto stanno. Devi sentire, non da. Ad è una specialità. Quando te vei una goccetta di questo, altro che il latino, io parlo pure lo greco antico. Ecco, a proposito, ero io sto venuto a pigliare un po' di vipetti in messa. Questo no che dici tu non lo saccio come te. Però, mi raccomando, dammelo un pochetto meglio di quello dell'ultima volta, che lo so dovuto dobrare per conigli insalata. Mi sa che ti sei sbagliato. Invece te lo vi, mi si dato l'aceto. Anche se da una parte ha degli da pure meglio. Perché almeno il giro lo sa crestare. E se tracanna sempre lo vi che dopo per di messa, ancora sta lui allo sputato. Stavolta mi sa che se l'ha leato Luizio. Guarda onda che ti so dato sempre tutta roba di chietta, di prima qualità, sopraffina. Oh, mica ti so dato mai lo vi della cicchetta, Fortuna che mi sei dato quello buono che dai a tutti, e se no mi dovevo fare la lavanna gastrica. Oh, don Dante, che fortuna che sei venuto. Dubbio proprio parla con te, di una cosa importante che riguarda figlie, ma... E che me lo prendi è così importante? Ho trovato finalmente un uomo che fa il caso sua. Un uomo nobile, distinto, di classe, eppure con i soldi. Certo. E chi è questo che ha tutte queste qualità? Ecco, su sto paese non ci saccio ogni giorno. Infatti, non è proprio che sei giusto. So pensato a Conte Cacchio. Che dici, Rondà? Non ti pare che poi le porvio gli beve per figlie, ma? Ma non mi pare proprio. Tu so conosciuto io Conte. Ah, è un uomo maturo. Ed è troppo grosso d'età per essa. Secondo me, per sesta, ci vorria meglio un bardascio dell'età sua. Oh donna, ma chi se la piglia figlia, ma se non un uomo maturo? Di bardascio dell'età sua, manco la guarda, non apprezza le qualità di sesta. Conte Cacchio invece è un nobile, tu è pure sensibile. È isso sì che potrei apprezzare sesta mia, dai. Ma se non lo conoscete nemmeno, Conte. Che ne sapete se potrà apprezzare sesta? Ma poi a sesta non ci pensate? Che ne sapete se essa gli vuole piacere il Conte? Ah, sesta l'ha visto e gli è piaciuto tanto. Per quanto riguarda il Conte, per questo ti sono interpellato. Ci dovresti parlare tu. Che dovrio fare, Luruffiano? Ma come ti viene pensato che io dovrio interpellare il Conte e chiedergli se si vuole pigliare a sesta che poi manco conosce? Oh donna, e su, tu non dovresti sempre solo pensare all'anima dei parrocchiani, ogni tanto ti dovresti occupare anche dei bisogni corporali, perché se no i parrocchiani sai che fa, piglia, sderazza e magari passa la concorrenza, no? Magari a quelli che viene da Genova o a quelli con i turbanti. Volevi dire i testimoni di Genova o i musulmani? E scirai proprio quelli, comunque mi si è capito, donna, so, Allora la tua non è una richiesta, ma è proprio un ricatto. Ma no, donna, dai, la cassetta la conosci, alla povera coppa, gli ci dispiace tanto la mancanza di un uomo, e su, e dai una mano, non me te fa pregare. E vabbè, lo faccio per sesta, perché se lo merita. Parlerò con Conte Cacchio e vedrò se c'è foresta in interesse a sposarsi con essa. Alla fine mi faria proprio piacere a sposarla pure a sesta, dopo che le so battezzata, comunicata e viata la cresima. Dicetto, dopo me lo segni su aceto e su vi che me dai, eh? Segno, non da, segno. Tutti segno. Dice, che c'hai il signorino di calciatori? Oh Gocca, che domande me fai? Qua da me non si domanda se c'hai, qua da me si domanda me dai, qua da me ci sta tutto, quando ne volete? Dacene tu, Stina, però. Anche qua ti siete dilatati. Che ci facete con due mustine su? Sai, dice, babbo, non me li dà i soldi per le figurine. Fissi, mi sono fatti dalla nonna. Sì. Lo saccio, Gocca. Tu sei la figlia di Nando Gierica. Pensa che quando Bardo va allo barbiere, se guarda la rete di capire che si è fatto tagliare, per dove ti dico. Prevacco una scherza, per cacciare un sordo ci vuole le pinze, se fai non è mai un dente. Lo so, pure a pare tu lo conosco, tu sei il figlio di Franco lo pirata.
pensa che quando me ne ecco, vuole che gli peso la conserva senza la carta oleata, perché c'ha paura che gli faccio pagare centesimo di grammo di più. Oh, in più vuole pure controllare la bilancia. Capirai, con l'occhio di vedere questa strova, gli ci vuole un sacco di controllare. Ma chi è questi viaggiatori che non lo so sentire mai? Stacchini, Dello Mularno, Sivo, di Malagrasso. Ma pure i miei non li so sentiti mai. Pizzavalla, Sarti, Facchetti. Ma che figurine gli si date a questi frichi? Ma gli sono le figurine dei calciatori e gli sono dato quelli che c'hai da batto. Ed è degli anni 60, oh è più pregiato, c'è un valore storico. Ma dice, noi li volevo quelli attuali, quindi conosce questi calciatori degli anni 60? E poi sull'album che c'è tocchiamo, mica ci sta sti nomi. Ah, meglio per quadri. Oh, questo è un gemello storico, eh, e vale un sacco di soldi. Comunque da gente mi deve dire con gusti naturali quelli attuali, con gelati, qua. Eccolo, oh. Sì. Cosa belle. Oh Marco, io so trovare un altro zoppo e caprile, così ce l'hai l'occhio. Io invece so trovato un altro cucurraglio e betega. Cosa va a cambio? Cocchi, Lucaccio Mercato, gli truffa sotto le loghe, che là c'è tutti i professori Alfredo Giannetto, che magari le spiegherà che cosa. Anche se in 40 anni che guarda le partite e io con le schedine ancora non ho vinto mai manco di soldi per un caffè. Facciamo a capice. Ciao. Facciamo a capice. Io alla superstizione non ci credo, però se dice che uno dei due porta sfortuna, quando dice una cosa succede sempre il rovescio. Dice che un giocatore è forte e lui giorno dopo segna sulla porta sua. Dice che uno non sa qualcosa e lui giorno dopo vengono i mondiali a solo. C'era io non da. Ma qui l'altro è pure vecchio. Pensa che è costretto a buffarlo a tre squadre, perché la sua è 10 anni che non vende cosa. A forza dei gnotte che manna io un rosco, gli è venuto un gargarozzo come una pagnotta da chilo. Speriamo che si frighi dei occhi non piglia esempio da loro. Speriamo. Segnato tutto. Oh, buongiorno a tutti. Senti, dice, mi serve mezzo chilo da fresco e un po' di pomidori. Che si è fatto che zoppichi? Ma niente, la solita sfortuna mia. Che pure tu sei superstizioso? Mettiamela un po' come te pare, non dà. Sì, ma se vuoi sapere che ti è successo? E niente, te le racconto. Ieri, dopo magnato, stavo facendo una passeggiata per piazza di Benestanti. A quell'ora con lo gallo non c'era nessuno, non c'era manco una macchina. La piazza era completamente svuota. A un certo punto bocca una macchina e si avvicina piano piano verso un altro. Io guardavo quello che la portava e Isu guardava verso di me. Io guardavo Isu e guardavo Benestanti, che guardava a me e insieme guardiamo la macchina. Eh sì, sì, siamo capito il concetto. Ma dai, vanno avanti, che ne è successo? E che è successo? È successo che mi ha entrato in pieno e mi ha buttato per terra. E poi mi ha calato per chiedermi scusa. Ah, mi ha detto, scusa, non ti sono visto. Io gli ho detto, ma come non mi sei visto? Io guardavo a te e tu guardavi a me. E se mi ha detto che tu sole l'ha annunciato e non mi ha visto. Io al punto non ti ho visto più. E gli ho detto, ma come si è fatto con tutta la piazza svuota a chiappare proprio a me? Perché? Perché proprio a me? Perché? Ma non potevi chiappare bene Standi? Però mi pare che si è trattato di un incidente casuale. Non penso che si possa parlare di sfortuna. Parli bene, Dunda. Io è una vita che combatto con la sfortuna. Ale più di 20 anni che gli ho l'udotto calcio, l'udotto golle, l'udotip e tutte queste lotterie. Un numero mio non è stato mai estratto. Manco nota, manco per sbaglio. Solo nota è stato estratto. Quando c'è fu il controllo campione della Guardia di Finanza, lì sì. Che fai, Cicetto? Continui con la superstizione o controlli se c'è tu? No, non dà, c'hai un po' di pizzicore, niente. Ha detto finale.
Bene. Adesso che ti so confessato e ti so alleato tutti i peccati, ti dovrò parlare di una cosa importante. Dimmi, Don Dante, cosa c'è di così importante? Beh, tu mi pari un buon cristiano. Vieni alla messa, ti confessi, fai la comunione. Ma non senti pure l'esigenza di sposarti e di mettere su famiglia e avere dei figli da crescere cristianamente? In fondo, anche se sei un uomo maturo, detto che non sia ancora in tempo. Guarda, Don Dante, non è che non mi piacerebbe sposarmi, è che non ho mai trovato la persona giusta. Certo, se la dovessi trovare, non sarei affatto contrario a convolare a giuste nozze. Ecco, a proposito di persona giusta, ci sarebbe una ragazza che penso che sarebbe proprio adatta per te. Ed è una ragazza giovane e brava, timorata del Dio, e che potrà essere una brava moglie e un'ottima madre. Lei mi dice che è giovane, Don Dante, ma sarà adatta a me e soprattutto mi vorrà sposare dal momento che sono un po' avanti con gli anni. Ma certo che te vorrà sposare. Guarda, per essere chiaro e limpido, te devo dire che sta ragazza non è proprio un fiore di campo. Nel senso che non è bella. Dirio più che altro che è un tipo. Però, come ti dicevo prima, è tanto brava. E poi, che alla fine non guasta, ma è anche molto benestante. Scusi, Don Dante, ma non hai capito bene l'ultima parola. Ha detto benestante? Anzi, mi sembra di aver capito molto benestante. Si è sentito bene. La ragazza è tanto benestante. Anzi, direi proprio ricca. Anche se capisco che per una persona come te, con i tuoi titoli e le tue proprietà, la ricchezza sia irrilevante. Lei ha perfettamente ragione, Don Dante. Ma davanti a tali doti umane non potrei rimanere interessato. Me la faccia conoscere, eh? E vedremo se la cosa si potrà concludere positivamente. Va bene. Sesta viene tutte le mattine alla messa delle 7. Se pure tu vieni alla stessa messa, dopo, quando è finita, vieni anche alla sacrestia, dove io tratterrò Sesta con una scusa, così te la presento subito e vedremo se tra quattro c'è quale sta simpatia. Magari vi lascio un attimo soli, così potrete parlare un po'. Però mi raccomando, Sesta, come ti ho detto prima, è una brava artascia. Non ci pensare nemmeno a fare come fa i giovani di oggi, che mette subito le mani addosso. O essa, non sperate fornica prima del matrimonio. Ma Don Dante, ma cosa stai dicendo? Ma non sono mica un ragazzo io, sono una persona matura e so bene come comportarmi. E poi, qui in sacrestia non potrei certo fare certe cose. Farò il mio posto e farò quello che è lecito fare tra moglie e marito solamente dopo il matrimonio. Che si trova nel nostro paese per controllare le sue vaste proprietà. Molto piacere, signor Conte. Sono davvero felice di fare la sua conoscenza. Ammazza, questo fa smuttire con l'ingegno. Il piacere è tutto mio, signorina. Ho molto sentito parlare di lei e delle sue grandi doti umane. Vago Amedeo si è cacciato Gino lo sacrestà. Senta, Sesta, ma lei non sente l'esigenza, non so, di formarsi una famiglia tutta sua? Non ha mai pensato di sposarsi? È certo che ci sono pensato, ma non sono mai struato uno che mi si piglia. Li guardasci le occhi e tutti interessati solo a divertirsi, non ne vuole sapere pigliarsi l'impegno. Sì, ma che cosa ne diresti se fosse interessato a te? Non un ragazzo, ma
persona matura, magari uno come me. Se devo essere sincera, signor Conde, ti sono visto vicino alla bottiglia di Babbo e mi si è piaciuto subito. E prima di stingoltro ci ero fatto più di un pensierino sulla possibilità di sistemarmi con te. Se devo essere sincero, anch'io mi sono cullato nell'idea di popolare finalmente a giuste nozze quando Don Dante mi ha parlato dell'esistenza della persona giusta. Come si è romantico! Allora, se sei d'accordo pure tu, posso gli dare la bella notizia a mio papà e mamma? Ma sì, è inutile girarci intorno, è inutile tirarla tanto per le lunghe. Sono disposto a sposarla. Devo però dirti che per mettere su famiglia occorrono anche i mezzi economici. Magari vengono dei figli che crescono e avranno le loro esigenze. Perché la vita di una famiglia costa, eh? Di questo, Conde, non te devi proprio preoccupare. Babbo, c'ha talmente tanti soldi che basta per mantenerne in 10 le famiglie. Caspita, Sesta, l'idea del matrimonio mi prende sempre più. E poi pure tu sei ricco e c'hai tante proprietà. Per farci una famiglia, c'è vanta le prese, come dice quelli che io ho carte. Sì, sì, è vero, anche io sono ricco. Anche se ultimamente mi ritrovo con vaste proprietà, ma con poca liquidità. E comunque sono pur sempre nobile, eh? Soprattutto d'animo. Dunque, vivremo d'amore. Del mio titolo nobiliare e delle risorse economiche della tua famiglia, soprattutto di quelle. Conde, con me avrai una donna devota solo a te. Io non ci sono avuto mai un bardascio, ni sua mai manco baciato. C'è la sua coraggio. Non avevo dubbi, signorina Sesta, avendo conosciuto la sua integrità morale. Però, Conde, a te che ci siamo imbarolati, puli danno un bacio, così posso finalmente provare quello che le svergognate dell'età mia che ha provato non da più di tempo. Un bacio? Ma Sesta, no, ma qui in sagrestia. No, no, guarda Sesta, io voglio arrivare al matrimonio illibato e soprattutto anche dopo voglio rimanere illibato. Però, con te, a te che ci siamo parlati, allora siamo d'accordo a sposarci, eh? Adesso vado di corsa a casa che non vedo l'ora della la bella notizia anche a mamma e babbo, eh? Ciao, ciao! Gino! Gino! Se vuole sapere cosa gli dico! L'ambolline con l'olio santo, dove si mette? Che devo gli dare l'estrema unzione a uno che sta per morire! Sta con qua, non dà, ma tu stai a Sambolini? Non sai che questi che stanno sopra la credenza, la nostra che sia? Eh sì, ed è proprio queste, ma ed è svuote. Ma Lupi, dove lo si messo? L'olio dove lo si messo? Non te lo sarai mica veto. Ma che lo si è scambiato per Lupi? Oh, non dà, mi voglio a tagliare che hai pensato da butta via. Tu non sai che non so quanto stai. E così non lo sapete, e di la verità. E poi un po' dopo gli dico, che dici? Le fa male? Magari! Così te l'ampari a tracannarti tutto quello che stroi di liquido. Saresti capace a bere pure una mezza litrata di piscio. Prima di accorgerti che c'è un sapore strano, tanto c'hai la golazza. Come l'orda che mi dovete cogliere l'urina per farmi l'analisi. Sta orda, tegli da bere, che ti sei solo purgato. Ma tu pensa se era l'acido muriatico. Anche se tu con questo stomaco che te troi, digerisci pure quello. Tu sì? Andiamo. Mamma! Babbo! Fratello mio! Devo darvi una grande notizia! Oh. Che notizia? Come quindi ti arriva a me mi sposo! Oh! E così, vuoi conosci il suo fenomeno? Ma come Cocchi, culo conde cacchio, ci ha presentato Don Dante, è scoppiata la scindilla, ci volevo bene, stiamo d'accordo a scusarci.
Ecco, lo sapevo, anche Lucondo e gli Iti. Andai, come faccio a chiedergli i soldi della spesa che ha fatto Ecco? Mamma mia, Cicè, ma tu sei proprio ammalato dei soldi! Oh, ma non te rendi conto di che bella notizia? Sesta nostra finalmente si è sposa! E si sposa con un nobile, con un titolo importante! Non capisci che essa diventa contessa e io la madre della contessa? E poi, il conte Cacchio c'ha tanti soldi, terre, palazzi! Ecco, su questo ci sarà un piccolo problema. Il conte sì, ma detto che c'ha tante proprietà e non c'ha poca liquidità. Perciò tutte le spese del matrimonio e le dovremmo andare. Ecco! E che non lo sapevo io che alla fine ce la farò rimettere sempre io! Ma come? Lo conde, le proprietà, lo titolo, il picche del cattere, e poi non c'è una lira? Ma allora era meglio che ti sposavi con lo figlio della macellà! Così potevamo fare un'attività assieme e guadagniamo più soldi, guadagniamo! Oh sì, sì, ma può essere che diventi sempre più picche e cattato di soldi? Ma che ci farai tutti questi soldi? Te li devo far mettere dentro la cassa quando che te vieni a piatto un vedò? Ma come fai ad essere contento che sesta nostra finalmente ha trovato la felicità? Vabbè, però facciamo una voce questa cosa, perché io mi stavo sentendo in male. Ma dai, non ti preoccupare, ci penso a tutto io, dalla A alla Z. Ed è proprio per questo che mi sento male. Ah, comunque per il pranzo ci penso tutto io, La roba ce la metto io, ci cucino e sparagno, tanto di porci, le gagliene, la frutta e la verdura ce l'hai. Il pranzo lo facciamo io la papa. Visto che è un po' di tempo che mi vedo un po' dei sordarelli, non gli pago il pranzo, ci facciamo fare il patto. Più si risparmia meglio è. Tu sei matto, il pranzo di nozze di figlia, ma con lo conte io la papa. Ma tu te sei immattito. Ma come si può fare un pranzo di nozze del suo livello dentro una trattoria di campagna? Ma che non ci stai con la testa? Ma non ci pensa manco, ma che ne voglio far parlare veto da tutte le pettegole che sta le sue paese? No, tutte no, perché mica te parlerai delle spalle da sola, Calma, sta zitta vacca del meglio. Ma c'è degli uomini, non me lo vedete sto momento meraviglioso, Ma sì, state tranquilla, tocca di mamma, tu godi del suo momento, sì. Che appare dove penso io. No. Vabbè, devo ir pure a comprare un vestito e le scarpe noi per su tutulo, che non c'ha più cosa. Ma che cavolo stai di? Come sei a dire che non c'hai più cosa? C'hai le scarpe con un vestito di quando sei sposata sorry, ma c'hai. Senti, sarà l'emozione o l'età, ma tu mi pare che te si porti un ingoglionito, Soreta, sarei sposata 22 anni fa. Come fa a starti vero vestito e le scarpe noi che portasti all'epoca? 22 anni fa tu minimo pesavi 30 kg di meno e non c'hai i calli sui pe che c'hai a detto. Ma che ci faccio dopo di un paio di scarpe e di un vestito nuovo? Quando li potrò portare un'altra volta? Dimmi, quando? Ma non ne preoccupare, che non desse sprega, male che vaga li potrai portare un'altra volta, no? Al funerale. E che tu, chi d'amore? Ma non tu, no? Non sei contento tu che non vuoi spreca cosa? Pensa! No, pensaci bene, un vestito e le scarpe noi ne potrei dovrare per l'eternità. Pensa a che conforto, che soddisfazione. Ma facendo un po' capire pure a me, ma chi adesso con le cacchio? E come fa il suo assessore, ma? Cade, è cieco? Tu state a posto tua e non dire solite stupidate, non fa polemica, che sorda, ha trovato un uomo interessante eppure nobile, Io sono contento per essa, ma io già pensavo che sarei rimasto sempre con noi. Tu comunque, basta, anche se non con noi. Pensavo che magari quando noi non c'è state più, essa mi faccia le faccendette domestiche. Tanto ci si dice tra me e me, chi se la piglia a questa che è brutta come la fame? Oh, ma lo sentite qui? E bravo che ti dello sta zitto, eh? Cocca di mamma, che vuoi fa? Ecco, dentro sta casa c'è sta due parti.
quella nobile ducata e quella di Ricafogno Randi. Noi altri due, ovviamente, facciamo parte della prima. Dorina Boghi fa parte della seconda. Suore del marito? Quando sei spiritoso, tu comunque franchino non mi combina casie. State zitto e buono che storda e ce faccio stare. Oh ma, era per parlare. Per me, per il problema si scusa, è stato un dramma. Tu sei mi sentito di che l'uomo è una bestia e che immagina tutto quello che gli capita. Ma comunque c'era un limite. E che Sorema stava tanto più là del suo limite. Invece se vengo a scoprire che c'è un fenomeno che la fa guardarla e magari ci farà pure sesso. Senza un boh. Ci sentite qui che sempre è stato così furato. Oh! Senza un boh tra moglie tu! Che cucignorando non sarà mica tanto facile, sa! Io mi stavo zitto, però è arrivato il momento del riverate perché la notte il mio disperato è. E mi svegliavo spesso. Dici un po', perché ti svegliavo per svegliarci tutte le notti? Ma a metà diceva che la mia peggiore dice lì. Io invece pensavo che c'erano le stelle, che dici un po'. Io invece mi svegliavo perché mi impavo a vedere la faccia di sole, ma con lo scuro. Quando mi passava vicino per gli a letto, era mostruosa. Ci sono messo parecchi anni per abituarmi a questa. Batte via, che ti metto le mani addosso! Buongiorno, buongiorno. Allora, Cicè, come va? I preparativi dell'evento. Che preparativi? Che evento? Ma come? Ma sembra saputo una bella notizia e volevamo una conferma. È vero o no che Serta si scusa? Oh signore, ma come? Ma che vi siete messi a fare le giornaliste? Manco sentite le chiacchiere a ghiaglie che chiedono le conferme in giro. Ma che siete del lago di San Giusto? A mo non vi facete più ricazzi e ladri dai dilettanti, siete diventate professioniste, eh? Mamma mia, se così fatto per malumbo, se qualche cosa. Noi volevamo solo sapere se è vero che Serta si sposa. Per farvi l'auguri, per partecipare alla gioia vostra. E mica per imbicciarci dei rifatti vostri. Mamma, allora scusatemi se vi sono offeso, eh. Io non pensavo che eravate diventate così buone e discrete, eh. Ma io me vi ricordavo sempre in piccione, mi potete perdonare? Ma certo, sì, sì. Allora, quando le nozze? E l'abito della sposa che lo fa? E lo pranzo come si fa? Su, dai, mi piace che cosa? Oh, l'ufficio stampa lo tenemo io, ma che però adesso non c'è, eh. Va intanto, beh. Se volete fare spesa, dicetemi pure. Vabbè, dai, mi dai un mezzetto di parmigiano e un sfilatino piccoletto. Il solito sprecone. A me un po' metto le conserva e mi faccio la cuglietta di bianco, va? Con i ragazzi e gli acquisti vostri ci posso fare un matrimonio da favola, oh! Carolina De Mone come invidierà! Segno, sì? Segno, ecco, segna tutto. Mi ricordo che sono partito. Mi vorrei ringraziare il cielo che sta figlia gliel'ha fatta maritarla. Ecco, sul stomaco gli doveva andare. È tanto buona e cara, pora cocca, ma da brutta come la fame. Si dice addirittura che quando la cicogna l'ha portata, lui padre e la madre l'ha pigliata a mattonate per non fargli lasciare usare la scena. Sperenzi, se lo lasciava da un'altra parte. Ma la buona cicogna l'ha dovuta mangiare lontano la frica. Fino a 5-6 anni, quando l'amici di parenti la iava a trovare, gli dicia che la frica per me non stava male. Oh Silvia, dimmi buona cosa, ma tu pensi veramente che i frighi li porta la cicogna? Ma perché? Non penserai veramente che nasce dentro i cavoli? Vieni, vieni con mio padre, con le altre cose, vieni, vieni. Oh, signore, qua, signore là. Allora, ci sei.
Se non si provato vestito nuovo che ti sono fatto fare la sarta? Come lo so provato, non mi sta troppo, stetti, non gliela faccio portare, gliela faccio respirare! E dai, Cicete, deve starti là, tu no? Così non deve essere questa panza, no? Ma sei sicura che va a cucci stretto? Ma dove si trova adesso quel nome di sarta? Che è una delle sorelle Fondana? No, tipo, non è che ti sei tenuto le sorti e lo vestito tu si è pigliato con i punti di lanza che spariti in bardani fa? Oh, Cici, non va polemiche, vedete chi ti accazza su vestito che io ci aveva fatto andare altre cose, eh? E poi anche le scarpe che mi si è pigliato con la punta aguzza non mi piace per niente, ma non mi faccio portare poi mi sta troppo strette! Oh, ma sai quelle che vanno... quelle dell'ultima moda, quelle che male stanno! Allora sapete che io c'ho ancora di piedi dell'anno scorso, perché non le faccio per la portata, non la faccio! Che pazienza! E dai, no? Che gli fa se te fa un bocco male? Oh. Ma come sarebbe che gli fa? E tanto Massimo dovrebbe portare un bar d'orde, no? Ma come un bar d'orde? Mica spagno di soldi a portarle solo un bar d'orde! Me ne metterò per un battesimo di nipoti, magari! Ma che, dai, ma quando te le vuoi mettere se scarpe più in bardorde? A te le metterai per un matrimonio di figli e per un funerale tu, no? Ma che fai? Insisti? Oh, mica vorrai che mi fa male i piedi per tutta l'eternità, cavolo! Ma non mi preoccupare, state tranquillo che io all'inverno se scarpe vedrai che te si brucia subito. Vabbè, fammi via, che c'aglio da fare un sacco di cose. Devo io ancora prenotare i competti e soprattutto a dei posti precisi al parco hotel. Visto mai che il conde ci dovesse pensare? A fregnica con i soldi miei se devi definire il porco hotel? Porco hotel, no porco hotel! Intanto pago io! Di porci? Scoglio lo stallitto tua e noi altri futuri nobili non ci a mangiare. Sarei pure per diventare nobile, ma la lingua è sempre quella puzzata della serva! Piuttosto, si invitato di parenti miei? Ho invitato solo quelli della parte tua, no? Dico, non vorrai far mancare un po' di conda lì, in mezzo a tutta questa nobiltà. Signor Duccio, l'ho invitato? Ma sarà 30 anni che non si fa più vedere, figurate! Pensavo addirittura che manco le parliate! Ma che sterdi, ma se ci siamo visti poco tempo fa, quando sarà stato? Aspetta, a un matrimonio di Sorma! Appunto, Soreda, sarei sposata 22 anni fa! E 22 anni fa lo si è visto per l'ultima volta e da allora silenzio di tomba. Ma qui si è i parenti meglio, i più buoni, i più discreti, se vede quando serve e poi sparisce. Mica come sorda con un marito che sta sempre a dentro a casa nostra a scroccarci le cene e a ambicciarsene tutti i cazzi nostri. Suore, ma Cocco ci dà un tono e ci tiene su di livello, capito? E poi ci ha sempre aiutato, di la verità, quando ci ha servito. Ma Guillermo, se no non facciamo a tempo a fare tutto. Non vorrei io perdere questa occasione importante per le solite discussioni vostre, dai. Vieni. Mi fa un mal di testa, fammi gli assegnali di mio cuore. Tenuto una certa distanza tra noi, del resto io sono il conte Caccio e voi gente comune, popolare. Ora però, avendo sposato Sesta, mi sento a voi più vicini e vi autorizzo a chiamarmi col nome del mio casato senza anteporre il titolo di conte. Chiamatemi semplicemente Caccio! Caccio! Sì, no, niente, mi è scappato un cacchio così come esclamazione. Comunque, adesso possiamo sentirci come un'unica famiglia. Avrei quasi l'esigenza di chiamarla Babbo. Cosa dice, Giuseppe? Posso chiamare Babbo? Ma sì, dai, come cacchio. Chiamami Babbo, anche perché vi mantengo tutti. Grazie. Oh, allora uno di questi giorni posso venire a prendere un tè con Sesta, così ci manteniamo in contatto con un po' di chiacchiere e inauguriamo un salotto nuovo. Comunque non c'è male,
sì. Però io stanotte farò tardi, capisci? La prima notte di notte, avendo un certo arretrato. Però, magari ci organizziamo per dopo domani, su di, chiamiamo tutte le amiche e facciamo le cose migliori. No, no, domani va benissimo, anche perché stanotte contavo di andare a dormire un po' presto, sai, sono stanco molto, per i preparativi, la cerimonia e poi il pranzo. Avremo tanto tempo per conoscerci meglio. Ma allora non è cieco, ci vede benissimo. Ah, papà! Mortacci tua! Ma lo sai quanto tempo è che te sto cercando? Ah, mamma, ma perché non mi faccio sapere dove sta io? Ma chi è qui su? Io lo sapevo, che prima o poi con te ci stava a ricordare che cosa. Te so visto che gli davi attorno la scostumata dello smunda. Freddy, fravù! Oh, ma che aspetti? Guarda che io con lo smunda già io solo rapporti d'affari. Essa è esperta di vacche e mi consigliava le vesti e meglio la comprare. Che ve? Rosmunda non è esperta di vacche. Rosmunda ad è una vacca. Vabbè. Oh, te confesso che c'hai una certa simpatia per essa e che qualche volta gli sono pure dato una barbatina. Ah, però non so come fatto altro, è suo andascio, non scappa fuori. Giorgio, che ci fai qua? Ma papà, non sapevo più dove andavo a finire, oh. Mi pareva che arrivo morto. Oh, ma perché ti sei andato via di casa senza farmi sapere niente? Anche a San Francesco di Roma i colleghi ti cercano, oh, stavo preoccupati. Ho fatto anche una denuncia ai carabinieri. No, ai carabinieri è meglio lasciarli stare. Oh, ma che sta succedendo, ecco? Cacchio, chi è tu, guardaccio? E perché ti chiama Labbo? Tu sei sposato con me, non siamo ancora consumato. Come fai, Dio mio, per te più così grosso? Oh, ma c'è il cacchio? Ah, papà, che hai cambiato, non è? Oh, ma che cacchio dice questi qua? Io ti sto andando più in calma! 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 Che mo che spiego tutto a tutti! Io non sono il conte cacchio! Io mi chiamo Giulio Proietti e faccio l'infermiere all'ospedale San Francesco di Roma. Oh, un po' di tempo fa ho conosciuto il vero conte cacchio, che stava ricoverato là per una malattia grave. E così il tuo vecchiello, prima di annessere, mi ha raccontato un sacco di cose, che casato suo finiva, che lui non ci aveva più eredi, e così mi è venuta l'idea di farmi passare per lui. Tanto qua San Giusto non lo conosceva nessuno. Pensavo di rivediare un po' di soldi, ce l'avevo tanto bisogno. E così, sfogliando i documenti, ho visto veramente che il tuo conto aveva un sacco di proprietà, che io però non potevo vendere. Ma le soldi questo, non c'aveva manco una piotta. Così ti è venuta la pensata di guai a figlie, ma invece che era ricca e cercava marito. Non ci si è avuto pietà per sesta mia e dopo sposato la si portata all'altare per ingannarla. No, questo no, Rosetta, io non sono sposato, io sono mio moglie è morta tant'anni fa. Come devo dare conferma a Giorgio, mio figlio? Sì, è vero, mamma è morta quando ero piccolo, proprio io sono accampato con mio padre. Non me ne frega niente. Tu ci sei fatto credere che eri un uomo importante, un nobile, invece sei un po' morto di fame che non c'è la vita. Sto matrimonio non era valido, io te denuncio! Ah, e tutti i soldi che sono speso per questo matrimonio li sono buttati via? Che via sto intorno a te e tutta sta mania per la nobiltà. Ma quando mai mi contari come me? Siamo ignoranti, ma almeno siamo sinceri. Oh, fermi tutti! E nessuno si muova! Qui c'è qualcuno che pensava di fregarci! Oh! Ma non sa che noi prima o poi arriviamo! Ci mettiamo un po' di tempo, ma arriviamo! C'è arrivato un fotogramma al comando di Roma! Signor Proietti, deve seguirci in caserma per degli accertamenti! Ma lasciamo, perché lo veni in caserma? Io non ho fatto niente di male.
Comunque ne ho sempre bisogno di un avvocato, c'ho diritto all'avvocato. Ma papà, tanto male siamo imparentati. Che chiami un avvocato? Chiede? Voi lo puoi aprire l'avvocato per te. Ma va, vuoi ammazzarlo, dai. Andiamo, che ti devo interrogare. A me, come a Poirot, non sfugge nulla. Vedo tutto, sento tutto e so tutto. Come hai potuto pensare di farla franca, eh? Difatti, che non lo saccio, l'anno scorso gli ha fregato la macchina da dentro il garage della caserma. Non pare lo spiritoso, Cicetto, che ci è stato, prima o poi lo prendo. Oh, ma... Andiamo! Ma... Dai! Ma papà, l'avvocato! Avanti! L'avvocato! Deve essere il caso! Che vergogna! Ci siamo messi in ridicolo davanti a tutto il paese! Ah, ma storda, non gliela faccio, passa liscia! Addetti a me, meglio avvocato che ci sta sulla zona! Pure! Che dovevo fargli un lato matrimonio! Scia, dai, ancora tre spese! Ma poi pensiamoci bene! Che un altro marito per sesta sarà difficile a trovarlo, eh? Anzi, in verità è quasi impossibile. Guardate, come parla qui? Non sarà nobile, pure anzianotto. È sempre meglio di niente, no? Zitto tu che sta cosa l'ha sistemata come dico io, e a me non me ne frega cosa. Vabbè, chiamiamolo meglio avvocato che ci sta sulla zona. Chiamiamo... Azzecca... Garbugli, ma come ti ha fatto? Azzecca Garbugli, guarda che qui lui è un soprannome. Isso si chiama Avvocato Saccendoni e posta carlo. Per pagarlo mi tocca venire la stalla, oh! Non me ne frega niente, chiamalo subito! O lo chiamo io per fare la separazione. No, la separazione costa troppo. Per carità, la separazione no, eh? Vabbè, lo chiamo subito. Però dai, mettermi il medico perché non mi sembra. Oddio! Corri Franchino, vanno a chiamare il medico! Vanno a chiamare Spurconi che sparano che se muori! Se muori su chi fa niente, tu dentro sta casa! Dammi la sedia! Corri, si ce mette da sedere! Che te senti, eh? Che mi fa male tutto qua davanti! Mamma mia, questo è un quarto! Se morri, ti stupro, Cicetto, che se muore, corri! Dio. Cosa ti fa male, Cicetto? Ma che te sa, ci fa male qua davanti! Mamma mia! Ai! Mamma mia, si dice che... Allo secondo iaiaiai può essere furgo morte, ma lo terzo in poi è morte sicura. Ai. Tutto so grave, mi devo preoccupare. Fammi sentire, devo ascoltare bene. Ho scuntato. Sei tirato con un tamburo. Che dici, dottor Sarva? Allora, i sintomi sono quelli di digiuno e indigestione. Ma cosa ha mangiato oggi? No, cocco mio, oggi c'è stato un pranzo di matrimonio dei figli, ma lo capì, questo, ha mangiato pure con tutte le corna. E beh, le corna sono difficili da digerire. E dai, lo pure tu, ha facciato tanto per te, no? Insomma, sarà mangiato questo mondo con quell'altro. Fammi pensare, ma sa mangiato 4 cofane di vinci sgrassi. Aspettate, 4 piatti di tagliatelle e una 80ina di pezzi d'allesso. E non pensa a quello che sapevo. Di noce, Cicetto, hai un appetito robusto. Sai, dottor, siccome lo pranzo lo frigo io, e so voluto provare bene tutto, anche perché tu devi controllare che sul supporto tele ai parenti miei gli serviva roba buona, di prima qualità. E comunque ci tengo a precisare che poi sul supporto hotel mi ha fatto pagare la tombola. Mi sa che per quello non mi sono sentito male. Ah, comunque i pezzi adesso non erano 80, sarà stati al massimo 68, 69. Ma Cicetto, sei andato di corpo oggi? No, seguito. Allora, ascoltami. Devi sapere, Cicetto, che andare di corpo regolarmente tutti i giorni è importante per mantenere una buona salute. Certo. Ricordati che defecatio mattutina è buona medicina. Ah, quindi, dottor, se mi tiene degli c'è adesso non ci devo io, me ne devo tenere fino a domani mattina.
No, la puoi fare tranquillamente, perché ascolta, defecati vespertina è buona guammatina. Beh, dottor, so capito solo che quando me ne la faccio, quando te. Dottore, ti hai detto che bisognerebbe cagare la mattina, non si capito? Ma tu non ci stai tu che capisci, Vabbè, dottor, comunque quando me ne la faccio, capito? Insomma, quindi falla quando vuoi, però ricordati anche questo. Defecazio meridiana, né due buona né due sana. Oh, dottor, la panza mo non mi fa male più, ma mi si è fatto piano un bucio di testa. Allora. Adesso ti prendi questa burga che ti ho segnato e vedrai che domani starei meglio. E Rosetta, per questa volta non rimarrai vedova. Arrivederci. Arrivederci. Oh. Con questo va sempre a finire che tocca a purgarsi. Per dire la verità è un bello pezzo che pensiamo che stiamo tutti nella merda. Ma non mi potevo mai nato starci solo io, Ora, se devo rispettare la mia di questo chiama Spurgoni. Magari se si chiama dottor Salasso ti cacciano sangue. Se si chiama dottor Ricchioni ti stappava le orecchie. Ma questo si chiama Spurgoni. Oh, due! Prima o poi io te la taglio sta lingua puzzata. Tu ripia sta ricetta, vanni io la farmacia a piena purga per parido. Perché metti caso che chiure, a tocca a fare un cristeri. Ma chi ce le ficca le mani a reto? A tocca chiama quelli che spurga i puzzi neri. Che consolazione avere una famiglia così. Certo che se lo figlio del stronzo, di Gesù sarà pigliato. Di chi può essere pigliato? Ma sarà pigliato da te. Ah no, il frigo da sverde, stronzo ma sverde. Perciò l'intelligenza l'avrà pigliata sicuramente da me. Certo che l'ha pigliata da te, io la mia ce l'ho ancora tutta. Allora, dove ti trovavi nella notte tra il 20 e il 21 settembre scorso? Maresciallo, questo è... Zitto! Non mi devi mai interrompere mentre faccio un interrogatorio. Allora, dove ti trovavi? A casa mia, maresciallo, cioè nel palazzo del Conte Cacchio. Ah sì, eh? E chi lo può confermare questo alibi? Annetta, la domestica, che abita nello stesso palazzo e dorme nella camera accanto alla mia. Ah, e a mo stai a vedere che anche Annetta è complice dei furti che hai fatto. Chi l'avrebbe mai detto? Quella vecchietta così apparentemente innocua e malferma. Certo che nella mia lunga e fulgida carriera ne ho visto di cose strane, eh. Ma lasciamo, ma io non ho fatto niente di male, io non ho rubato niente, oh. Figuravo se poi la povera Annetta, c'ha 87 anni, e ce la fa a malapena a tirarsi su dal letto la mattina. Te immagini te a vederla a fare i furti, a zompare le finestre, urcava scavalcare la rete. Lo so, dicono tutti così per sviare i sospetti da loro. Poi la presunta vecchietta è un agilissimo ladro e con l'età che avanza anche espertissima. Zitto! Non mi devi mai interrompere mentre faccio l'interrogatorio. Oh, non lo vedi che sto torpiando l'indagato? Lo sto mettendo in un angolo? Incalzandolo con le mie prestanti e scarse domande, stavo per farlo crollare. A questi non bisogna dargli tempo di ragionare, Ma lascia, io sì, avrò ingannato a sesta, ma tutto questo che c'entra con questi furti? Lo so io cosa c'entra, lo so io. Tu, qualche anno fa, stavi in cella nel carcere di Camerino con un famoso ladro della zona, tale Passotti, che è stato visto proprio qui a Monte San Giusto, pochi giorni prima del furto nell'abitazione di Malinverni. Oh, tavolo di cagni, cosa deve essere un errore, maresciallo? Io non sono battato in galera, e tantomeno a Camerino. Io ho sempre vissuto a Roma, prima di venire qua a San Giusto. Ah sì, E quindi mi vorresti anche dire che non hai mai conosciuto il Passotti, E che gli attrezzi a scasso che abbiamo trovato abbandonati lì vicino a casa dei Malinverni non sono tuoi?
e che Annetta non ha fatto da palo mentre rubava le sue galline? Guardi, Marisha, io pensavo di essere sentito perché mi sono scambiato per Conte Cacchio. Ma adesso che c'entra il Conte Cacchio? Marisha, io te le so dite, come non mi sembra zittite. Le domande che stavi facendo qui stessa riguardano furto alla casa dei malinverni. E qui si invece dei proietti. E quello con i carabinieri di Roma ci ha chiesto di verificare se stava qua a Monte San Giusto. Perché dice che lui qui ha segnalato la scomparsa della casa. Ma che ne sai, c'è caro dietro. Ma tu stavi mettendo sotto pressione un sospetto. Lo stavi torchiando. Marisha, io non ho fatto niente di male. Sì, è vero che mi sono scambiato per Conte Cacchio e mi sono pure sposato a stessa. Ma non ti pare che la pena mia la sto scontando già? Secondo te, Marisha, non sarebbe meglio farsi impargarmi al gabbio che sta tutta la vita sposando per sesta? Non è questa è buona e cara, ma non è certo uno spettacolo. Sono d'accordo con te, Proietti, non ho dubbi. E che posso dirti? Vai per la tua strada, auguri e figli maschi. Oh, Marisha, ma che mi sta a piar per culo? Ma no, dai, è solo un modo di dire. Dai, comunque non ti trattengo più. E per evitare complicazioni, cerca di convincere Sesta a non sporgere querela. Dai. Ma posso andare? Sì, sì, certo, certo. Grazie, Marisha. Arrivederci. Grazie, ragazzi. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Vi dico subito che non ho tempo da perdere e soprattutto che il mio tempo costa caro. E quindi sbrighiamoci. Dove sono le parti lese? Ah, perché diavolo in magna, dottore? No, perché mo io mi hanno cucinato e l'alesso non è pronto. Ma che lesso è lesso? Ho chiesto dove sono le parti lese, e cioè i danneggiati. Ah, i danneggiati! Tutta la famiglia nostra è stata danneggiata, avvocato. E soprattutto io, sapessi quanti soldi mi è costata sta faccenda, avvocato. Parlo io, va che ecco, se no facciamo noi, che va? Tutti che parla Marino, dai, questa capisce, parla. Allora, figlia Masesta, sarei sposata con il Conte Cacchio, che però non aveva il vero Conte Cacchio, ma un moraccio dell'infermiere di Roma, Giulio Proietti, cucì sta povera cocca che doveva essere la contessa e io la madre della contessa, ci troviamo invece a essere imparentate con un buon pezzente. Questo è. Dunque il Proietti gli ha indotto un errore sulla sua persona, facendosi passare per un altro di certe condizioni economiche totalmente diverse. Esatto, e proprio così come parli te. Sembra che non ti usando il mondo. Avrò il caso di errore in persone e potremmo pertanto puntare all'annullamento del contratto matrimoniale. Sì, avvocato, ma con l'annullamento del contratto io mi potevo far dare i soldi che sono spesi per il matrimonio? E basta, tu sempre con i soldi, ma pensa al benessere delle figlie, dai! E certo, tanto a te che te non botte dei soldi, tanto li caccio tutti io, a te ti pare che li trovi per la strada dei soldi. Chissà come pensi a pagarlo in secca, e l'avvocato Saccendoni. Questi discorsi mi destano sempre qualche preoccupazione. Prima di andare avanti con la disamina del caso, mi dia subito 500.000 lire. Che pare a te. A me invece queste richieste mi destano preoccupazione, anzi, proprio dolore, che amarezza. Ma avvocato, tu potevo far nulla sul contratto? E soprattutto, come potresti fare un po' di sconto? Magari ti pago con un po' di frutta e verdura, li pugli le galline. No, guardi, per il mio onorario il pagamento deve essere in contanti e immediato. Paga, si c'è, paga, non mettiamo tempo! Pago io, non vi preoccupate, pago io! Guardi, non facete manco la mossa di mettermi la manzaccoccia! Se vuoi farlo, pago io all'avvocato. Dai, quella paghetta mensile di 500 lire che generosamente me dai, mi sono messo da parte un sacco di soldi. Fatti un volo, tu non vai lo spiritoso che a te proprio non è un momento, non è un momento. Ecco qua, avvocato. Sta tutto in mano due, Magari rispettiamo a sapere che cosa. Ah, avvocato, mi lasci una ricevuta e una fattura per i soldi che ti sono dati, sì?
Lei mi offende. Ricevute, fatture. Ma che parole sono queste? Da quale vocabolario le ha prese? Se vuole che abbandoni il caso, lo dica subito. D'altronde, tempus avet corpus, e corpus famelicus est. Ma che c'entra il tempo vocale? Dici che cambia? Mi pare! Guardi, non può capire. Ancora insiste con le sue basse insinuazioni. Vuole litigare? Ma no, avvocato, lascia perdere, che marito muore, è proprio così ignorante, sa. Non devo dire proprio offende. Ma scusa, ma avvocato, non ero capito. Scusa, non devo dire fa ingazzare. Va bene, accetto le sue scuse. Ora me ne vado e mi farò sentire io non appena sono pronto a derivare l'avversario e a distruggerlo. Oh, se avvocato mi piace, lei è aggressivo e deciso. Lui mi pare solo caro. Arrivederci. Oh, signore mio. Mi ha pregato. Sotto un lato, il maresciallo mi ha rilasciato. Però mi ha detto che per evitare complicazioni devo dire aspetta di non farmi querela. Ah, oh, pure! C'è la faccia con meno culo, eh! A sta buona figlia mia! La si ingannata! Gli si fatto credere che gli vuole bene! Invece la si sposata solo per i soldi! Basta, fatela finita perché io te querelo io a te! Capito? Se no non te querela essa! Mi fa paura, qua ci vanno fatto 5 e 6. Rosetta, guarda che io stessa l'ho sposata perché io voglio bene e perché è una brava ragazza, mi sei brutta con me la pane. Beh, in fondo a sesta quest'uomo non mi spiace e nemmeno il matrimonio che ha fatto. Tu zitto non dai, che di te non me la sarei mai aspettata che portavi ecco dentro sta casa un impostore frerifrago. Se non te stai zitto, querelo pure a te. Anzi, sai che ve dico, querelo a tutti, ecco, eh? Se facendo più paura a me noi non mi faccio. Tu Rosetta, se hai le ragioni, guarda che me lo suggesto tu. Mi si pure insistito parecchio per farmi fare la parte a sesta con un conte Cacchio, perché eri ossessionata dall'idea di imparentarti con un nobile. Adesso le conseguenze della tua insana passione di accalappiarti un titolo nobiliare per apparire per quello che non si è casca su sesta che non c'ha nessuna colpa. Quale pare che scegli a parlare tutti delle cose mie senza nessuna. Io sto matrimonio non lo voglio nulla, manco per niente. Se qui siamo si chiama Conte Cacchio e Ale è un nobile, o se si chiama Giorgio Piroietti e Ale è un buraccio, a me mi piace di sì. Ma dai, ma che te si immattita, ma che te non me mette voli di nefissu che non è neanche ne parte e su. Ma io lo amo e me lo voglio bene. Se il matrimonio non lo voglio nulla, manco per niente. E non voglio mai manco querela e poi non estrovo un angolo, sempre meglio di niente, ormai non so. Oh, sai che ti dico, se si contenta a cucì cocca mia, è peggio per te. Anzi, ecco, è pure peggio per me, che mi tocca sto ancora a fare che ecco dentro sta bottega e a cucinare con su zurro di mare come se fossi la donnetta qualunque. Se invece ti eri sposata con nobile, finalmente potevo far bene a tutti la classe che c'hai io. La classe. Per una mia e due, io sono speso una fracca di soldi. A te devi fare i calcoli di prima per farmi recuperare che cosa, si capito? E tu, cocca mia, ma non ho putini prima, almeno le 500.000 lire me le sparagnate, eh? E te voglio un po' di azzecca che pugni se c'è dei soldi, capirai, ci vorrà le tellaglie per cacciarli fuori. Va, va, ma non ti preoccupare, vedrai che lavorando dentro la bottega tua ti farò guadagnare un sacco di soldi. Oh, io mica so tanto male, sai, come commerciante. Vedrai che vivremo tutti quanti bene, tutti insieme. Perché tu devi venire a vivere a casa nostra. Non ci ero proprio pensato che mi crescia un'altra volta la stamana. È cresciuto un altro frate, proprio lungo e seguitate. Tutti sopra le spalle mie. Ma chiamami un po' un medico, mi sento male stavolta per te. E dai, pure. Su, che alla fine non è andata poi così male. Sesta ha finalmente trovato un marito. Certo, non sarà giovine, non sarà nobile, ma è pur sempre un uomo che gli piace e finalmente potrà provare le gioie del matrimonio e della famiglia. E tu, Cicetto, hai anche trovato un valido aiutante per la tua attività.
E in futuro, chissà, magari anche dei nipotini che porteranno un po' di allegria in questo posto. Questo d'inganno. Magari dopo una sbornia. Io invece chi me voglio che ci sono bagnato, eh? Non niente del materiale. Però oggi si è avuto una lezione che ti servirà per il resto della vita. Chi nasce pecora non diventa lupo. E comunque, Rosè, ricordate che un titolo non fa un nobile. L'importante è la nobiltà d'animo. È meglio lo scuro, non mi vedete perché mi siete visto troppo. Allora, che è successo, Maurizio? Ah, c'è la suspense. Allora, vi presento i personaggi di questa commedia, sperando che vi abbia divertito, mi sembra di sì. Allora, iniziamo subito con i due super carabinieri. Allora, dove sta scritto qua? Allora, Segucio Graziano Pepa! Volpe Roberto Romitelli! E proseguiamo con i bambini. E dunque, allora, me li sono persi, un attimo di pazienza. Comunque sono Costanza. Evangelista. Evangelista, scusate, e Paolo Cosoni. Sorridi, non ne poi, dunque, abbiamo Franchino Matteo Crisciani. E poi Leandro, che è il personaggio zoppo interpretato sempre da Roberto Romitelli. Quelle che non si fa i cavoli su, eh? Però perché cavoli? Grazie. Claudia Romagnoli! E Cicilia Ercolani! L'avvocato Azzecca Garbugli e Cavi Strappa! Oh, il figlio scappato da un bianco del conte è Yommi Diego! Il conte Cacchio, no aspetta, prima Don Dante, Don Dante è Nicola Giuliani. Ah, il sagrestano è Simone Mancinelli. Bravo. Ah, il dottore è Leonardo Pagazzoni. Aspetta il controllo, allora Conte Cacchio è Tonino Marinangeli. Sesta, la mia bellissima figlia è Chiara Ercolani. Io ci ho voluto fare del gruppo, ma non è un gruppo sapere. Quella rompe scatole di moglie, ma che fortunatamente non è moglie, ma veramente, però se la supporta Alfredo. Cavolo. E Sara Romitelli. Ringraziamo Mariano che ci ha invitato anche quest'anno a venire a rappresentare questa commedia. Qui la commedia è stata scritta, adesso lo possiamo dire,
da Amedeo Mazzocconi. Se dovete essere qui, si vuole dire qualcosa, prego. È stato tutto perfetto, siamo troppo bravi. Questo lo sapevamo. Forza, l'autore sul palco. Ah, ringraziamo la bottega dei Cicchitelli che ci ha dato un po' di salumi, però anche il nonno su de Matteo ci ha dato un po' di salami da piccare, quindi ringraziamo pure Piscia. Questo è Gicetto, la rottura di scatola di mio marito. Mai come te. Mirko Leonori. Ringraziamo la Zoma Service per luci audio e l'inconveniente non è stato di lavoro. Purtroppo la corrente qui la pago io, e paga il qua, paga l'altro, non si paga via, ok, grazie a tutti, arrivederci alla prossima. Ah, ringraziamo anche il comitato per questo momento. Peppina che cucina. Peppina, prenderà io, ma che c'è fame. Pizza di Peppina! Dai, su!